Io Zariti, oggi un convegno per parlare di rischio clinico, perché appunto poi al centro del sistema ci deve essere appunto il cittadino e la sua sicurezza. Beh, certo, questo è uno degli argomenti più attuali e più delicati di tutta la sanità, il problema della sicurezza, di come arginare il rischio clinico, che è appunto quella probabilità che una persona sia vittima di qualche errore in sanità. È un argomento amplissimo di cui si discute da tanto tempo. Adesso pare finalmente che si arrivi a delle soluzioni concrete, che mi sembra importante. Con quello che l'ARDI Teramo ha in questi ultimi 2 o 3 anni ha fatto, credo che sia un momento in cui si deve rendere partecipe alla cittadinanza non solo di quello che ha fatto, ma per vedere che ci sia un possibile coinvolgimento, tutto teso a fare in modo che si possa prima o poi realizzare quello che è la grande forse utopia, ma l'enorme obiettivo, e che io lo dicevo anche quando facevo lezione all'università, cioè che la sanità o la prestazione che si muove verso il cittadino e non sempre il cittadino che deve andare o rincorrere la prestazione spesso e delle volte non la trova. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto è perché attraverso il risk management c'è questa ipotesi di lavorare al fine di individuare gli errori, però con una precisazione, dopo lo chiarirò. Non ci serve trovare l'errore per poter dire a chi l'ha fatto tu sei uno che non sai fare. No, ma trovare l'errore al fine di poter poi individuare le cause e fare in modo che queste cause non si ripetano.